Stai da Dio. Ah, volevo vedere quello del video di Otobi come Friends, ma fatto in Italia. Ho paura che sia una merdata. Una merdata. Però il titolo mi ha incuriosito un sacco. Il titolo mi ha incuriosito un botto. Benvenuti alla mia festa, alla Eh? quale nessuno ha voluto partecipare. Ma forse da un certo punto di vista è meglio così. Odio stare insieme a determinate persone, perché ogni volta che voglio raccontare di una serie italiana che sto guardando, la domanda di tutti è sempre la stessa. Perché? Karim, perché? Hai visto Mandalorian? No, ma ho visto Guida Astrologica per Cuori Infranti, entrambe le stagioni. Guarda, la domanda però è vagamente lecita, perché non tutte, ma una buona percentuale delle serie italiane fanno schifo alla merda. Quindi in realtà non è una domanda così strana, perché le serie TV italiane, qualcuna se ne salva, qualcuna se ne salva, però la maggior parte fanno schifo alla merda, quindi. Felicità, di che segno mi hai detto che sei? Non te l'ho mai detto. E sto recuperando letteralmente qualsiasi cosa mi si pari davanti tra Mediaset e Rai, Netflix e Prime. Vi è mai capitato quel blocco dall'avere troppa scelta? Quando apri il catalogo Netflix e ti si parano davanti migliaia e migliaia di scelte possibili, ma Sì. tu non ne scegli neanche una dicendo non ho niente da guardare. Tutte le serie mai fatte di tutti i tempi, di tutte le epoche. Non ho nulla da guardare, non c'è niente, dai. Non c'è niente, non c'è un cazzo. Verissimo, cazzo. Ecco, spostarsi e andare su Rai e Mediaset è come avere altri due armadi pieni di roba da mettersi. E dopo tutta sta roba italiana che guardo, la mia testa diventa una macchina da aneddoti. E chi se li deve servire? Tu! Lo sapevi che Jerry Calà è stato ricoverato in ospedale a causa di un infarto e prima che i medici lo operassero gli chiedevano: mi dici il libidine? Ma che sono ricoglioniti i medici? Prima di operarti mi dici libidine. Dice, facci una libidine, così incominciamo a Adesso operarti. no, adesso non c'è. Ecco, questi sono gli aneddoti che io dico ad un gruppo di persone quando si presentano. Ed è proprio per questo che ci troviamo qui oggi. Lo sapevi che c'è una leggenda che narra Antonio, grazie per la sub. le gesta di questo produttore italiano che tanti anni fa prende un aereo, vola in America, riesce a stare 2 mesi sul set di Friends e decide: sai cosa? Voglio farlo in Italia. Un po' più economico e con un titolo che ha valore di marketing zero. Via Zanardi 33. Ma via Zanardi a Bologna? È una sitcom del 2001 andata in onda su Italia Allora. 1 che prende tantissima ispirazione da Friends, appunto. Che poi Google la indicizza, se tu lo cerchi. Ambientata a Bologna, ma che cazzo dici? Alessia, grazie per aver gifato una sabbalatina. Ma via Zanardi? Di cosa tratta la serie TV? Dei ragazzi che cercano di andare all'università schivando i tossicodipendenti, i drogati e gli spacciatori e devono sopravvivere di notte in centro a Bologna con bottiglie di birra che volano e gente che ti minaccia con i coltelli? Narra di questo, no? Perché più o meno, cioè, voglio dire. E papere, vi ricordo che con Prime la sub è gratuita e skippate tutte le pubblicità. E se non avete Prime, costa comunque solo 4 euro al mese. 4 euro al mese, così mi aiutate anche a pagare il mutuo che tra poco avrò. E io nel dubbio lo ricordo. La trova subito, le trova subito informazioni. Ma pensa a comprare una maglia con scritto Via Zanardi. È una via di Bologna perché è ambientata. Ma veramente, ragazzi, ma che cazzo dici? Ma scusa, ma come via Zanardi? Bologna, Via Zanardi 33 fan. Official Italian fanpage. Prima di parlare delle singole puntate, però, vorrei analizzare l'intera serie. E la prima cosa che ho trovato, e tu ci scherzavi, è proprio la fanpage su Facebook. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Con 48 like. E tra l'altro ha fatto va. No, tanto tutti quanti! Post a distanza di anni e l'ultimo è del 2022, ma Ma che oltre ai fan ci sono cazzo anche dici? purtroppo molti detrattori. Ricordo che questa serie era Ah, stata. cacca, ho proprio voglia di guardarmi un bel film su Netflix, apro.
Accendo il mio PC portatile, prendo due schifezze che il colesterolo approva, una bibita frizzante, mi loggo su Netflix, sfoglio il catalogo, passano i secondi, i minuti ed esclamò: ma non c'è nulla di nuovo. Passano 40 minuti, mi rompo il cazzo, cambio piattaforma, vado su Prime e dico: ma uffa, pago l'abbonamento e ci sono solo cose a pagamento. Allora mi trasferisco su Discovery Plus e guardo Vite al limite con il dottor Cesar Aviano. Lanciata con un certo battage pubblicitario, ma ben presto venne ricollocata in seconda serata a causa cattivi ascolti. Obiettivamente era per lunghi tratti inguardabile, poco originale, e a vederla oggi, quasi 20 anni dopo, è pure invecchiata maluccio. Mica, tanto, la merda! Io adoro leggere i commenti di qualcosa vecchissimo prima di andarmela a recuperare, perché voglio farmi un'idea 20 anni dopo di quello che realmente pensa la gente. Ma questa merda doveva essere la risposta italiana fans. A posto! C'è un vecchio post in un forum dove viene bombardata di insulti da tutti quelli che hanno commentato. Certo, non aiuta che il forum si chiamasse Central Perk. Un pochino di parte. Ma a parte questo, ci sono articoli di quel periodo che ne parlavano molto bene, definendola una serie non buonista e non politicamente corretta. Non politicamente corretta nel 2000, cosa si intende? Oppure non politicamente corretta rispetto ad adesso o rispetto al 2000? Perché non politicamente corretta nel 2000 vuol dire che c'erano più parole bannabili che parole normali. Non politicamente corretta rispetto ad adesso vuol dire che se già dici cacca puputette sei scorrettissimo. Quindi cosa si intende, rispetto adesso o al 2000? Dove addirittura c'erano anche sesso e parolacce. No, ragazzi, anche sesso e parolacce. Oh no! No, ma siamo pazzi! Ma questi sono dei ribellini! Oh mio Dio! Nel 2000 tutti dicevano parolacce, scopavano nelle serie TV, porca puttana! Persino Dottor House palpava il culo della Cathy, dicendole: un piccolo culo per l'uomo, un grande culo per l'umanità. Quindi andate a fanculo! In Mediaset, follia! Quindi c'è questa divisione tra chi l'ha mediamente odiata, a parte i 48 like della pagina fanpage, e gli articoli che ne elogiavano le lodi. Ma secondo me ci sono un paio di cose che non sono da sottovalutare. Quel famoso produttore televisivo che si è fatto il viaggio di 2 mesi non è altri che Rosario Rinaldo, un produttore con tantissimi anni di esperienza sulle spalle, che ha fondato la Cross Production. A voi questo nome probabilmente non vi dirà niente, no, ma è la casa di produzione che ha fatto, tra le tante cose, Scam e Prisma. E tra i due registi, non li conosco, di Zanardi 33 c'è Antonello De Leo, regista, tra le altre cose, del cortometraggio Senza parole, candidato agli Oscar. Mica Bau Bau Micio Micio. Ma mai sentiti, mai visti. Questa serie, definita non politicamente corretta, aveva la sigla fatta dai Luna Pop. Grandi Luna Pop! Tra l'altro, con una canzone. Tra l'altro, anche loro di Bologna, mi sa. Fatta apposta, originale per la serie, chiamata Donne in Perizoma. Vabbè, ci sta. Ovviamente non poteva chiamarsi in nessun altro modo, lo sentite il non politico? No, lascia stare il grande Luna Pop. Correct. Cioè, scegliere il Luna Pop per questa serie era avanguardia. Cioè, questa serie era avanti di 20 anni. Per dire, i Luna Pop hanno fatto un album solo che si chiama Squarez. Tu sai cosa vuol dire Squarez? La diarrea o la merda? Almeno perché qua a Bologna si dice la Square House. Qua a Bologna, quando hai tipo la merda spruzzo, diciamo t'è venuta la Square House. Quindi mi sa che Squarez voglia dire tipo diarreo. Nel loro gruppo, Squarez era la parola per definire la merda. Vedi? vedi? Avanguardia. Anche qua, anche a Genova, allora si è espansa la cosa. Ero convinto fosse una cosa prettamente emiliana, invece a quanto pare no. Tardia. Ma facciamo una piccolissima presentazione / comparazione dei protagonisti. Abbiamo Dino a Brescia, che sarebbe il Ross italiano. Guarda, sì. Enrico Silvestrin, che è praticamente Chandler. Quei capelli di merda, quanto cazzo andavano. E non ci volevo credere. Elio Germano, che è la contro... Dov'è che l'ho già visto questo qua?
Dov'è che l'ho già visto questo qui? L'ho già visto da qualche parte. Dove cazzo è? Chi era pure questo qua? Favij storto! Parte circa di Joy, Enrico Silvestrin, Dino... Che cazzo è Lollo Lacustre? Brescia e Elio Germano nella stessa sitcom. Questi sono proprio i motivi per cui io guardo queste cose. Proprio questi. E guarda come ti collego Scam con Via Zanardi. Chi è Lollo Lacustre? Raga, non so i nomi, perché magari lo vediamo sempre, ma non so i nomi, non so i nomi! Non li so i nomi, raga! Non li so i nomi! È uno streamer. Ah, ma Lollo quello di Minecraft? Ma Lollo quello di Minecraft? Non so perché, ma mi sembra ma Andrew Garfield da giovane, ma... anche se decisamente ragazzi, no. Ma siamo seri, è lui veramente... No, aspetta, grazie per il mattino. No, aspetta, ma è lui veramente, raga, è quello di Minecraft? Ma lo sapete che questa cosa... Lo sapete che io lo prenderò per il culo a vita se è lui, ragazzi? No, raga, no, aspetta, sembra lui o è lui? Piano, sembra... No, no, come detto che si chiama? Elio Germano, che è praticamente Chandler, e non ci volevo credere, Elio Germano, che... Ma no, Elio Germano, ma che cazzo dite? Sono questi, e guarda come ti collego scam... Sì, ma infatti, ma poi Lollo ha 19 anni, effettivamente, che cazzo dite? Ma vedete, che cazzo dico anch'io? Sì, ma infatti, è vero, lui poi c'ha 20 anni, ho realizzato ora... Ma vabbè, ma non l'avevo realizzato, perché, raga, ci ho parlato una volta al Games Week con Lollo. Cioè, non è che ci ho fatto... ci ho parlato una volta al Games Week, non è che, cioè... Con Via Zanardi 33. Sì, veramente, ho collegato adesso, cazzo, davvero a 20 anni, che cazzo dico? Elio Germano? Che cazzo... No, ragazzi, chi... Federico Cesari. Chi è? Sono la stessa persona, no, chi... No, cioè, ragazzi, alle... no, no, chi cazzo è Elio Germano? No, no, io l'ho già visto, aspetta. Chi cazzo è? Hello there. Io l'ho già visto da qualche parte, non mi ricordo dove. Sandra Bertin, che è la nostra... Romance, grazie per i 19, patatino. Grazie per i 19, grazie per i 19. Che più o meno fa Rachel. E di cosa parla questa prima puntata per attirare più gente possibile? Di niente. Interessante. Di nulla, perché è una puntata quasi di transizione solo per più o meno... Che per tristezza, oh mio Dio, che tristezza! Questo cercare di riproporre un set americano con la cosa del gas, manca solo il giubbotto, madonna mia, che tristezza, mera, che brutta, cazzo, cioè, porca puttana! Micchia, Camera Caffè, sono riusciti a fare una serie straordinaria con un corridoio! Cazzo, Camera Caffè, cioè voglio dire, cos'è sta merda che avete messo per dire guardate, siamo americani? La cosa più interessante che mi ricordo sono i set che ti arrivano in faccia dicendo guarda, siamo anche noi capaci di farli come quelli americani. Siamo americani! E non sono così male alla fine. No, non è che è copiata dai francesi, Camera Caffè è nata in Francia ma c'è stata in tantissimi paesi. Tra l'altro in una puntata quelli di Camera Caffè Italia si incontrano con quelli di Camera Caffè francese. L'highlight di questo episodio è Enrico Silvestrin che non trova la tessera della mensa, quindi non può mangiare. Minchia, guarda, interessantissimo, non vedo l'ora di vedere questa puntata di questo stupendo, questa sitcom, la cui trama è che lui non trova la tessera della CRAI e quindi non può fare colazione al supermercato. Guarda, sono estasiato, la trama mi ha preso tantissimo. Davide, grazie per i 15, infatti, grazie per i sub. L'ho scordato a casa. Questo è il primo episodio. Verso la fine c'è il classico montaggino musicale con Un giorno migliore dei Luna Pop. E poi si conclude, dura 25 minuti, quindi 5 minuti in più delle sitcom normali di quel periodo, che di solito erano intorno ai 20, ma io, sentendo serie non buonista nel 2001, ero lì per le cose più... trasgre. Ma in questo primo episodio non c'è tantissimo, ci sono solo loro che in modo un po' denigratorio insultano una ragazza brutta. La donna più brutta del mondo. Dice che per battezzarla l'hanno chiamato l'esorcista. C'ha gli stessi
i baffi di Mattia. E dopo averla finita... Vabbè, questo non era nulla di strano. Nel 2000 prendere per il culo i cessi a pedali era una cosa ordinaria e normale. E fin qui ci siamo, voglio dire. Fin qui ci siamo. No, nel 2000 era normale. Nel 2000 si parlava così normalmente, anche per strada. Non è che... E questo è normale. Nel 2000 non era trasgressivo, era la normalità. Dov'è la parte scorretta? Ho preso la decisione di guardarle tutte queste benedette puntate. Tutte 24. E per tutto il tempo guardandola mi sono chiesto, ma qualcuno l'ha vista sta serie ai tempi? Se la ricorda? Perché sono sicuro che qualcuno dicendo Via Zanardi 33... Io non l'avevo mai sentita. Si è risvegliato qualcosa nel cervello. Ma a tutti quelli che ho chiesto, nessuno aveva la minima idea di cosa fosse. L'unica cosa che è successa dal 2001 a oggi è che i Luna Pop hanno fatto una remastered di Donne in Perizoma, può trovare su Spotify. Quella era salvabile. È stata salvata Donne in Perizoma. Mai sentita neanch'io. Quindi parto con la seconda. Ma volevo raccontarvi una minuzia che mi ha fatto molto ridere. Essendo Mediaset, io le puntate le sto guardando su Infinity. Sul sito la sinossi della seconda puntata è: i ragazzi tirano a sorte per chi deve pulire il water intasato da 3 mesi. Ma che cazzo di trama è? Ma che trama è per una serie TV? Ma cosa vuol dire? Ma queste sembrano le storie della mia vicina di casa che litiga col marito. Ma cos'è sta roba? Ma... Toccherà Stefano. E non è vero. Quella è la sinossi dei primi 2 minuti della puntata. Poi non si parla più di questa cosa qua. E questo mi ha fatto molto ridere perché anche l'addetto che doveva guardare la puntata e scrivere la sinossi su Infinity non l'ha fatto, ha guardato proprio i primi 2-3 minuti, ha visto cosa succedeva e l'ha scritto. Il punto più alto di questa puntata è quando, parlando tra di loro, si scopre che Elio Germano ha come un invisibile aura di sfigaggine e paragonano questo alone di sfiga all'alone viola che c'era intorno alle persone protagoniste della pubblicità contro l'AIDS di quel periodo. È come se intorno gli si creasse questo alone, ecco, di sfiga. C'è presente la pubblicità dell'AIDS, quella cosa viola? Quella? Ma non ne parliamo e dici... E anche questo, più o meno, era una roba normale. Niente di esagerato, nel 2000 non era niente di esagerato questo. Era tutto abbastanza nella norma, nulla di così eclatante. Rispetto al 2000 era più o meno così. Quindi... Diciamo soltanto che la prima guest star di questa serie è Cesare Cremonini, quando aveva ancora le punte dei capelli. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo stai dicendo? Capelli rossi. I colpi di sole rossi, bellissimo. Che cazzo e come dice? Ogni buona sitcom che si rispetti, è pieno di camei. Cesare Cremonini, i Pali e Dispali, Dario Vergassola, Lillo e Greg. Lillo e Greg, bellissimo. Ma dopo aver visto anche il terzo episodio, Infinity mi fa partire il settimo. E mi accorgo che le puntate caricate e visibili sono a cazzo. Sono solo una manciata, tipo una decina neanche. E ho detto, eccolo qua, ci siamo bloccati. Però con una piccola ricerca scopro che Via Zanardi 33 c'è anche su Team Vision, ma anche lì non ci sono tutte le puntate, no. Ce n'è una sola e manco la prima, la numero 3. Che cazzo perché? Ma grazie a Dio qualche buon samaritano ha caricato tutte le puntate prese da videocassette di Via Zanardi 33 su YouTube e così le ha messe in ordine cronologico in una playlist. Peccato che anche lì sia... un macello. Le puntate 3 e 4 in realtà sono la 6 e la 7. A volte ce n'è mezza della puntata prima e mezza della puntata dopo. Ma cos'è sto bordello? Un macello senza pari e ho dovuto guardarlo in queste condizioni. Nelle puntate successive il meccanismo del politically correct inizia a prendere forma. Abbiamo battute sui grassi, gente sovrappeso che sfonda le ciclette. Ok, e questo era normale? E questo era ancora tutto normale. Vendute da Roncato. Sono grassa, grassa come una balena. Vero, giovanotto? Beh sì, Cioè, no. Beh sì, come una balena. Come una foca. Un professore anziano che ci prova con una studentessa molto, molto giovane. E anche qui era normale. E ciliegina sulla torta. Loro a un certo punto vanno in un ospedale e beccano Barbara D'Urso. Ma che cazzo dici?
Che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Ma come, Barbara D'Urso? Ma che cazzo dici? Dottoressa Jo, quanto danno per un infanticidio? Disegno il mio ticket per il concerto. In casa la mia batteria si scarica. Te lo tengo io. La mia batteria è epica. Sì, la dottoressa Jo, ma non pensavo che la dottoressa Jo fosse in sto film. È un crossover tra Via Zanardi e la dottoressa Jo. Questo è il motivo per cui la vita è bella. E poi arriva la mia puntata preferita. Si scopre che il personaggio di Dino Ascia è omosessuale. Tra l'altro, sempre per la categoria aneddoti italiani, io Dino a Brescia l'ho scoperto per la prima volta nel film Cado dalle nubi di Checco Zalone, in cui fa il cugino omosessuale. Quindi io due volte ho visto Dino a Brescia e due volte ha fatto un personaggio omosessuale. E tra l'altro in Via Zanardi riesce bene. Arriva da Monopoli, come me, e ad un certo punto arriva il mio episodio preferito. C'è questa scena in stazione dove lui sta aspettando la sua metà, sembra che stia per arrivare una ragazza, in realtà la ragazza lo supera e lui accoglie un altro ragazzo. Il problema è che gli autori, essendo una sitcom, ci hanno messo le risate in sottofondo. Periodo lì abbiano affrontato l'omosessualità, ma guardandola adesso noti che l'hanno affrontata nel modo più banale possibile. Comunque, ecco, questo non si vedeva tantissimo. Questo non si vedeva tantissimo. Nel 2000 telefilm e serie TV con omosessuali, quelle si vedevano poco. Quelle si vedevano poco. Non tanto. No, adesso per la risata sarebbe successo putiferio. All'epoca al massimo ci saremmo chiesti che cazzo c'era da ridere. Però considerando che guardavi una serie di merda, non ti ponevi neanche il problema. Dicevi è stata fatta di merda. Ecco, all'epoca ci saremmo chiesti che cazzo c'entrava le risate. Però effettivamente non si vedevano tantissime scene con coppie omosessuali all'epoca. Cioè, gli amici maschi sono tutti un po' in dubbio e un pochino repulsi da questa cosa qua. Ti piace uscire con gli uomini, no? Sì, non solo ci esco, ma ci faccio anche... No, ti prego, non me lo dico. Mentre le amiche femmine sono quelle più, capito? Esatto, più, sono molto più aperte, accettano tutto quanto, non c'è nulla di cui vergognarsi, eccetera, eccetera. Tu mi vuoi dire che tra Pamela Anderson e Gigi Marzullo trovi di attraente Gigi Marzullo? Questo anche quando nella stessa puntata parlano di revenge porn. Le ragazze sono contrarie, i ragazzi a volte dicono che è necessario. Oddio, ridatemi gli anni 2000. A me sembra che mandare in rete l'immagine della propria sia veramente di cattivo gusto, per lei ma anche per te. Dipende. Con le mie signore prestazioni diventerei sicuramente un mito, no? Pensa che pubblicità che sarebbe. Osteria, quanto bisogna contestualizzarla questa cosa in quel periodo. Erano altri tempi, non devi contestualizzare. Era un'altra epoca, dai, erano 20 anni fa. Nessuno si preoccupava di un cazzo di problema. Ma non è finita qui. Una delle sottotrame di questa puntata, dove appunto si parla di revenge porn e di omosessualità... Ma poi nel 2000 non c'era praticamente internet, cioè nel 2000 a malapena c'era internet, che cazzo... E il filmino porno di Paola Barale. Il filmino porno di Paola Barale. Barale è un vero talento, una regina del sesso, altro che Pamela Anderson. Ed essendo il 2001, quindi internet non ce l'ha praticamente nessuno... Internet del 2001 non... No, Pornhub non c'era niente. Nel 2001, ma che internet c'era? Nel 2001 non c'erano... Guarda, nel 2001 io c'avevo i primi computer, YouTube non esisteva, i siti porno praticamente non esistevano, non c'era praticamente niente, c'era qualche pagina di Google, qualche sito e pochissima roba, cioè
pochissima roba proprio. C'era il modem, quello bibu, bibu, bibu. Cioè, c'era quel modem lì. Non, no, Google, vabbè, insomma, non mi ricordo. C'era un motore di ricerca. Adesso non mi ricordo se era Google, patato vuoto. Adesso non mi ricordo esattamente. Due dei protagonisti. Con i Pentium 3. I Pentium 3 da 56 megabyte di RAM. Potentissimi, cazzo. Devono andarlo a recuperare comprando una videocassetta da due loschi individui. Ma purtroppo questo santo graal dei filmini porno di sì, Paola Barale, non mi ricordo, è stato comprato da qualcuno che li ha bruciati sul tempo. Sai chi? Paola Barale stessa. Il cameo di Paola Barale è lei che recupera la videocassetta del filmino porno di se stessa. Erano così avanti con sta serie che si sono proprio schiantati contro un muro. Arte. E potrei andare avanti per ore dicendovi che sono scoppiato a ridere quando tra una puntata e l'altra c'erano gli stessi attori della serie che facevano la pubblicità alla coloreria italiana. Perché canotta gialla più colorante azzurro. Oh mio Dio, che tristezza però. È come se a metà di una puntata di Mare Fuori ci fosse Maupas che dicesse: ciao, sono Nicolas e questo è il Mocho Vileda. Ora voglio questa cosa. Ora voglio questa cosa. E poi, arrivato dopo una settimana all'ultima puntata, devo dirvi, l'esperienza forse, essendomi abituato dopo una decina di puntate al ritmo, al fatto che le storyline siano un pochino noiose, ma non è così male. Anzi, il finale, quando è finito, un po' mi è dispiaciuto. Sai che, sai quando finisci una serie e c'hai quel buco allo stomaco che dici: oh no, adesso esco dalle loro vite e loro escono dalla mia? Non dico di essere arrivato a quel livello lì di How I Met Your Mother, ma dai, è stato carino. Sarebbe potuto essere molto peggio, ma non regge il confronto con nessun'altra cosa d'oltreoceano, purtroppo. Vabbè, ed è per ovvio, questo che cioè, si sono fermati ad una singola stagione. Quindi vi ringrazio e anche voi adesso potrete avere un aneddoto da raccontare ai vostri amici sul Friends italiano. Carino, mi è piaciuto, bello dai, bello sto video, carino, non avevo mai sentito questa serie, mai, vabbè, How I Met Your Mother è bellissima, How I Met Your Mother me la sarò rivista tutta almeno tre volte perché è stupenda, così come Scrub. Io nel 2001 allora, ho iniziato una partita in hardcore nel live game, devo dire che la VR funziona fin troppo. Ma guarda, guarda, ti dico la verità, adesso scherzi a parte, adesso boiate scherzi a parte, io non vedo l'ora che escano i giochi avanzati per VR, non vedo l'ora che il VR diventi una realtà quasi comune nelle case e si possano giocare videogiochi in VR, però a totalmente immersivo, non come i prototipi o quelli un po' scrausi che ci sono ora. Non vedo l'ora che venga fuori quell'epoca lì, perché sarà veramente fighissimo. Dina, grazie per la sabba, Valentino, benvenuto alla Parabate. Andiamo un attimo. Scusate, ora però scusate, sono curioso di questa cosa qui, scusate. L'ex impiegata che vive isolata nell'estremo artico. Scusate, ma questo titolo mi ha incuriosito. Scusi, ma lei dove cazzo... No, adesso... Dove siamo? Andrò un po' di soldi da parte dove posso investirli. Puoi fare la sub al mio canale. Puoi fare la sub al mio canale e sono ben investiti. Così porto contenuti freschi tutte le sere. Sì, è dura. No, dura 15 minuti. Non... Vivere nell'Artico da sola. Quello sì. Ma come nell'Artico, scusi? È il nostro ultimo giorno alle isole Svalbard. Ah, è il continuo! Dopo avervi raccontato il paese abitato più a nord del mondo nel suo rapporto con i tre mesi di buio e con gli orsi polari... E questo l'abbiamo visto l'altra volta. Tiki, grazie per la sabba, Latino! Pensavo non ci avrebbe regalato altre sorprese. Beh, mi sbagliavo. E di molto anche. Da un articolo online scopriamo che qui, nell'estremo artico, vive e lavora una certa Chiara. Però pochi in paese sembrano conoscerla e dopo un po' di ricerche scopriamo che Chiara vive fuori dal centro abitato. Insomma... Centro abitato? Ci sono quattro case, centro abitato. Era chiaro che Chiara... Era chiaro che Chiara... un'ultima storia da scoprire.
È bastato qualche messaggio sui social per organizzare l'incontro con lei. Ben arrivato! Ciao, un abbraccio, ci sta! Ciao Andrea, ciao! A bordo di un... Madonna, quanta calorosa! Fuori strada, lasciamo il paese. E dopo 20 minuti di nulla, arriviamo a destinazione. Sembra che sto partendo. Sembra la canzone di Trinità. All'arrivo notiamo che Chiara vive in una casetta di legno ricoperta di neve e che qui non è affatto sola. Ma quanti cani... Scusi, quanti cani ha lei? 1, 2, 3, 4... Ma cos'è sta roba? Quanti cani ci sono qui in questo enorme concerto a cui stiamo assistendo? Allora, in questo momento ci sono 2 team da 30 cani. What? What? 60? No, 2 team da 30 o 60? Beh, 30 o 60 che siano? Quanti cazzo? Voglio dire, che cazzo? Ci mangia per settimane? Scusate. Il okay. Team di 30 del mio collega sono i super esaltati. Il mio team di 30 sono 60 cani. 60 cani. Ma sai che bovazze di merda trovi in giro nella neve? Cioè, quel posto lì è un campo minato. Cioè, ci sono più stronzi di cani. Diventa marrone il paesaggio tra un po'. Quelli, perché io non sono lì, sanno che non usciranno. Che non si va, ok. Chiara lavora come guida per uscite con i cani da slitta, in un luogo che definire inospitale sarebbe fargli un grosso complimento. Ok, mi sa proprio che queste siano le condizioni più difficili in cui abbiamo per ora girato un video. Ma che cosa fanno a parte la slitta? Non ho capito. Nella bufera intravediamo i suoi colleghi partire. Con condizioni così sostanzialmente il tracciato non lo vedi perché viene coperto dalla neve, però i cani lo sentono. Chiara invece non parte. Oggi è il suo giorno libero e ne approfittiamo per conoscerla. Oh, se ti piacciono i cani, qua comunque stai bene. Se sei le persone per i cani... Upside down. Questo è un cane diventato tutto bianco. Dalla nostra prospettiva da non abituati ci sembra di essere ai confini del mondo conosciuto in una condizione climatica da fuggire. Invece tu sei qui sorridente che ci dici dai andiamo a vedere i cani. Infatti se inizialmente un po' ti spaventa perché sulle Alpi io non è che ho sperimentato questo. Quando si va a ciaspolare in queste condizioni dico no, sta a casa. Vabbè, le Alpi, l'Artico, cioè nel senso... Nel senso, con tutto il bene, le Alpi, l'Artico, cioè, non è proprio... L'abitudine emotiva, l'abitudine mentale, da quel punto di vista, si acquisisce con un pochino di tempo qua. Qui o scappi dopo 5 giorni, un paio di settimane, oppure dici ok, accetto la sfida. Ma quale sfida? Questo non l'ho capito io. Sì, ma i cani qua sono tutti cocainomani, guarda, tutti quanti bianchi. Vedi, queste sono tutte pelle di cane, vedi, li vendono, ci fanno le pelle di cani. Le... Questo allevamento è sponsorizzato da Crudelia Demon. Ci sono Gaspare e Orazio che fanno da guardia. Il Fedan, grazie per i 5, Valentino. Ci sono anche giornate spettacolari, senza vento, al chiaror di luna, è una meraviglia, partire è molto meno stressante, che poi in realtà ci si abitua anche a questo. Eravamo appena arrivati, ma osservando Chiara lavorare, era da subito evidente in lei una forte energia vitale. Perché per me è anche un po' così, la vita è sempre stata un po' andare un po' oltre il limite. La nostra sfida di oggi sarà conoscere un po' più a fondo Chiara e capire cosa c'è dietro tutta questa forza. No, più che altro io non ho ancora capito bene che cazzo fa questo. Che carino, le guance fare. Che carino, guarda che busino. Fa l'elicottero col culo. Loro qui fuori non hanno problemi, sono fatti per questo. Esattamente. Vabbè, grazie, cioè è normale, sono cani artici, sono cani da neve, cioè se ci metti qua un chihuahua diventa un ghiacciolo. Anzi, in questo momento che siamo attorno ai meno 5 gradi,
non è neanche troppo freddo. Infatti è paradossale perché ora che tira un vento significativo, molti sono comunque fuori, cioè sì, non si stanno nemmeno riparando. Esatto, e se vedi, si arrotolano come una volpe, sì, si coprono il naso con la coda e mettono la schiena contro vento. Si fanno coprire dalla neve senza problemi, hanno un cappotto che te lo spiego. La mia resistenza. Ma che carino, ma diventano delle dune di sabbia, delle dune di neve, cioè praticamente ci inciampi su sti cani, cioè se diventano delle palline di neve, ci inciampi sopra, t'ammazzi, non li vedi. Il freddo è invece molto inferiore a quella dei cani. E seppure il microfono faccia i miracoli, però è giusto mantenerli belli. No, vabbè, ci sta, il loro ambiente del resto è fuori, giusto, ci sta, anche perché la carne al freddo si mantiene meglio. Scusate, andiamo avanti. Questo era l'audio esterno. Non si capisce un cazzo, però! Per cui, cosa meglio di... Abbiamo intervistato Chiara! Un divano e un tè caldo. Ma guarda che carino! Per farle qualche domanda più personale. Da dove vieni e come sei finita fin qua? Beh, io sono di Trento, sono trentina, quindi nata in mezzo alle Alpi, Dolomiti. Mi ero trasferita 7 anni fa in Norvegia. Fascinazione per la Scandinavia e voglia anche un po' di cambiare il contesto lavorativo, perché lavorando in ufficio non era proprio il mio. Chiara lavora per 7 anni nel settore assicurativo tra Milano e Trento, prima di cambiare strada. Amando comunque l'attività sportiva in generale, il fitness è diventato il mio approdo, quindi ho potuto... Ma il fitness con l'Artico, che cazzo c'entra il fitness? Ti depili? No, d'estate mi accorcio i peli perché sennò sudo troppo nello scroto e nelle ascelle, quindi ascelle, scroto, d'estate mi rado un po' per il sudore, ma in linea generica no. Sviluppare la professione di personal trainer con molta più facilità in Norvegia. Trasferita a Stavanger, nel sud della Norvegia, lavora per anni come personal trainer, fino all'anno scorso. Dopodiché avrei sempre voluto trascorrere un anno al nord della Norvegia, curiosa di sperimentare un po' cosa corpo e mente possano, come possono reagire al buio soprattutto. Vabbè, ci sta! Anche vengo in ferie l'anno scorso alle Svalbard, perché era nella lista. E c'era un sole... Sono venuto in vacanza in ferie qua, una settimana di buio, guardi, non le dico, sono stato d'un bene. E queste bellissime creature mi rapiscono, mi ha un po' aperto una possibilità che non pensavo. Quindi è sequestrata dai cani. Oh, che carini! Dai, però non è possibile che le cose pelosine sono così belle, dai, non è giusto! Perché a noi umani piacciono le cose tutte morbide e pelosine? Dai, guarda che carina, un peluche! Ho deciso di tornare alle Svalbard per un mese di volontariato presso la compagnia. Okay. E cercare di capire cos'erano queste farfalle allo stomaco. Dopo un mese da volontaria a stretto contatto coi cani, Chiara stravolge di nuovo la sua vita. Giuse, grazie per gli 8, Palatino, bentornato per armate. Grazie mille per il sabato. Mi capita di fare un tour con queste condizioni, ti chiedi, ma è sicuro? Pericolo valanghe, tutte queste cose qui. Poi in realtà ti abitui. E questa è una delle cose che mi piace. Ci si rende conto di cosa si può fare. Ma c'è un'infestazione, cioè, sai che casino, si sono tipo aschi tutto il tempo. Rebecca, grazie per i 4, Badatino, Corino, grazie per i 4, Badatino. C'è anche un po' la gestione poi dei cani, cioè lo stress è anche derivato dal fatto che sono 30 anime, non è come guidare una macchina. Effettivamente guidare una slitta è un pochino più, cioè voglio dire, non è che... Più ci si conosce e più mi seguono i miei comandi, che non mi piace chiamarli così. Però sono 30 anime con delle emozioni che sono diverse di giorno in giorno. Ah sì, è contenta, lei sta bene in mezzo ai cani. Tra di loro possono essere amici o meno, perché alcuni di loro non si piacciono. Quindi vabbè, quello è normale. Comunque leggerli. E più li conosci e più questo è facile. Lei è Butterfly. Ciao Butterfly. Ed è super è burro timida. Libero. Si vede.
Io posso contare su di lei. Ma io non si vede neanche più il colore del pelo, è tutta bianca. Lei più che chiunque altro. Lei può aprire un tracciato anche su neve fresca. Questi cani sono spettacolari. Quindi carattere molto timido, ma quando il gioco si fa duro è uno dei tuoi punti fermi. Esattamente. A me sembra che abbia freddo. Beh, guarda, allora, però loro vivono lì, cioè nel senso è il loro ambiente quello, quindi sono adattati a vivere a quella temperatura lì. Difatti comunque anche cani invernali o del nord, prenderli in Italia d'estate soffrono un botto, perché è la loro temperatura, è un po' come i pinguini o le foche, nel senso che si buttano nelle acque artiche a nuotare. Quindi, cioè, nel senso, non diresti mai che un pinguino sta avendo freddo. La stessa cosa vale per i cani, essendo il loro ambiente, quello per loro è la temperatura normale, è la temperatura media normale, loro col caldo starebbero male. E prima di continuare, volevo ringraziare NordVPN per aver sostenuto il Protoni, essendoci la prenotazione di accesso a cui occasione. Sono creature estremamente semplici. Mi piace. Come gli umani, vedi? Come gli umani, vedi quante cose in comune hanno i cani e gli uomini? C'è mangiare, correre, muoversi, dormire, essere coccolati. Bah. Guardi, signora, tolga il correre e ha appena descritto gli uomini. Lei tolga il correre e ha appena descritto gli uomini. Mangiare, dormire, essere coccolati. Cioè, siamo dei cagnoloni, praticamente. Escluda il correre, ci metta a giocare alla play invece che correre. Ha descritto l'essere umano maschile. Basta. Questa è una delle cose che, innanzitutto, mi riporta all'essenzialità. Noi stiamo meglio quando siamo più semplici. Vero, bravo, sì, bacini, bacini, bacini. Chi abbiamo Audi? Abbiamo qui? Audi, abbiamo un giovane leader, perché lui ha due anni e mezzo, non sta fermo, quindi quando ci si ferma per fare qualche pausa, vero? Le pause tue sono brevi, che va bene. E poi anche come loro vivono serenamente situazioni atmosferiche per noi impensabili, quindi per me diventa un'ispirazione. Posso confidare di più con qualcuno che è un attimino più calmo. Di solito una caratteristica di un buon leader è essere calmo. Come loro siano Demon, sinceri. Demon, grazie per la sub, Valentino, benvenuto alla Armata, grazie per la sub. Noi fatichiamo ad essere sinceri in questo. Beh, sinceri, signora, con tutto il bene, voglio dire, un cane non è che ti può mentire, cioè nel senso, quello vabbè, cioè dipende. Vero. Chi è questa? Lei è Divold. Ma che carina! È estremamente dolce e ha uno sguardo. Ma non, com'è messa, scusami, non capisco. Si è spezzato il collo sto cane, com'è messo? Do da Audrey Hepburn. Vero? Vero. Ciao. E grazie a loro posso connettermi con la natura un po' più selvaggia di noi esseri umani, che in parte abbiamo, che con la vita al giorno d'oggi abbiamo perso. E lei spesso, quando corre, corre con Bentley. Due caratteri diversi, quando cominciano a correre poi sono tutti felici di correre, partono. Beh, è normale, ai cani piace correre. Nel rapporto tra Chiara e i cani c'è la risposta al perché si è trasferita qui. Però, oltre alla dimensione Darko. Romantica, questa scelta di vita comporta numerose difficoltà. Luglio del 1990, ci credo, cioè voglio dire. Materialmente Barbara Sellini di 7 anni e Nunzia Munizzi di 10 sarebbero stati tre giovani. Per noi erano gli assassini. Questa non è la verità. Ma non c'è, cioè, levi sta roba, qui non stiamo andando i cani, si passa agli omicidi di massa, cioè. E chi vi crede? Ora mi è venuta fame però. Ora mi è venuta fame però, dacci tua. Tu vivendo così fuori da città Longyearbyen, che dalla prospettiva italiana è un paesello sperduto, ma dalla tua prospettiva è la grande città. Brodi omicidi, mi è venuta fame di umani. Le pubblicità di Jeffrey Dahmer. Questo cosa comporta? Comporta che comunque in tutta questa zona non abbiamo acqua corrente, perché per via del permafrost le tubature non ce la si fa. E quindi si fa? Andiamo avanti e indietro alla città a riempire le nostre maniche d'acqua. Ah, ok. Non so quanti litri possa contenere,
che mi faccio bastare, mi faccio durare per 4 mesi, anche perché devo ammettere che la quantità di docce che ci si fa qua è molto minore rispetto a quella. Ci credo, non sudere, a meno 200 gradi non è che suderai molto, eh. Per la mia vita precedente, perché tanto. Nonostante qualche disagio, non è la dimensione pratica a mettere Chiara in difficoltà. One velvet submarine shoots across the sea as I lean. Amola la sbobba! Ok, ora si entra in uno dei momenti più attesi di tutti, ovvero per i cani si mangia. E se... anche per gli uomini è uguale, non è che anche noi facciamo così quando sentiamo dall'altra parte la madre o la moglie che dice pronto, noi e da un lato ha l'affetto incondizionato di decine di animali, dall'altro le chiedo qualcosa sui rapporti umani. Tu qui con chi ti sei trasferita, chi c'è intorno a te, o sei venuta da sola completamente? Io sono venuta da sola. Ok. Mi sono trasferita qua anche perché probabilmente voglio conoscere persone simili a me, perché so di non voler stare da sola. Rick, grazie. Perfetto. Per i 15, Valentino, grazie per il sub. Ma no, quanto mangiano sti cani? E adesso sono in una compagnia con altre 7 guide, c'è comunque molta collaborazione, però noto che è più difficile trovare una vicinanza sincera e amorevole in un posto come questo. Vabbè, è una scelta di vita peculiare, quindi. La difficoltà di questo posto è che c'è un gran numero di persone che restano qui per un breve tempo. Quindi non si avrà mai il tempo di costruire davvero una rete. Beh, è un'esperienza, non è che devi starci a vita, a meno che non vuoi fare la canara a vita. Non so quanto noi esseri umani siamo fatti per stare naturalmente in un posto così. Quindi io mi chiedo ancora, è naturale in realtà per noi? Vabbè, signorina, non si stia a preoccupare di quello che è naturale o non è naturale, voglio dire. Cioè, la natura oramai ce la siamo inculata a manetta, cioè, voglio dire, sti cazzi naturale. Abbiamo la tecnologia, ce ne sbattiamo il cazzo di quello che è naturale. Facciamo quello che ci piace, quello che ci rende felici. Quello che è naturale non è necessariamente giusto per l'uomo, perché tecnicamente a livello naturale non è neanche normale che io possa uscire per strada senza rischiare di essere sbranato da un leone, quindi voglio dire. Vivere questo per me è un'esperienza incredibile, ma non starò qua per sempre, nessuno sta qua per sempre. One custom armchair worn to the nub, that's me. Però da mangiare, quindi in cosa consiste? Sono pellet molto energetici, tipo pellet, cos'è, legno? 70% di proteine. Talvolta gli diamo carne di balena. No, voglio... No, dai, voglio mangiarla anch'io la carne di balena! Con uova. Ho notato... Stupidi animali in via d'estinzione che non si possono più cacciare. Come in un posto così difficile si impari a prendersi cura di sé prima di prendersi cura degli altri. Quando fa meno 20, meno 25, non cedi i tuoi guanti a qualcun altro se non ne hai un altro paio, perché sai che altrimenti perdi le mani. E quindi prima ti salvi e poi salvi gli altri. Perché è l'unico modo per poter anche davvero cambiare il mondo per il meglio. Fai prima ciò che ti rende felice ed è l'unico modo per poter poi essere meglio. Quello sicuro. Quelli che ti circondano. Quello sicuro. Ciao Andre, potresti dire alla mia ragazza Alessandra di andare volontaria in latino? Alessandra, vai volontaria in latino, dai, su. Poi il tuo ragazzo ti promette che la sera te lo dà abbondantemente. Te lo dà per tutto il tempo che vuoi, però dai, vai volontaria in latino, su, dai. Sì, ma ha ragione, la propria felicità è la prima, deve essere sempre la prima cosa. Il demonico viene un po' superato e si scopre che in realtà è più facile poi favorire addirittura gli altri partendo da sé che non direttamente dagli altri. Secondo me hai descritto molto bene il concetto, è esattamente questo, perché si va un po' oltre quell'ipocrisia del buonismo. Fesso volontaria all'interrogazione di latino. Ma è proprio quell'equilibrio
che sto scoprendo qua, dell'essere sincero. E forse la sincerità è uno degli aspetti che più ho apprezzato di Chiara, pur essendoci conosciuti poche ore prima. In fondo nessuno è supereroe. Pensi che tutti possano fare di più di quello che in realtà pensano? Assolutamente sì, 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 sì. Chiunque potrebbe fare questo e molto di più. Io davvero io non sto facendo niente. Tutti possono fare qualunque cosa. No, vabbè, ma non è fanculo gli altri, però naturalmente sono minorenni e sì, sono minorenni e non trombano. Sì, sì, certo, certo. Vabbè, beh, è ovvio, ragazzi, cioè la felicità, la propria felicità deve essere sempre comunque la prima cosa. Cioè, se non sei felice tu, non puoi rendere felice neanche gli altri. La prima cosa è pensare a essere felice te, poi dopo vengono gli altri. È inutile far felice gli altri se poi vivi triste te, ma sto cazzo. Prima io faccio felice me, poi dopo pensiamo agli altri. Quella è una cosa... No, ma dovrebbe essere così di base. Allora, Ryan, grazie per i 16, patatino, grazie per armate. Anche perché se tu non sei felice, tu non stai bene, tu non puoi far star bene qualcun altro. Per far star bene qualcun altro devi essere tu il primo ad essere felice. E anche se così non fosse, la vita è la tua, la vita è una, nessuno te la ride indietro. Ma, no, ma non è egoismo, è proprio giustizia. Questo non è egoismo, è giustizia. La propria felicità deve essere la prima cosa sempre e comunque. Sempre e comunque. La propria felicità. Non bisogna permettere a nessuno di rompere il cazzo. La tua felicità è alla prima cosa. È la prima cosa. Vabbè, se la tua felicità deriva dall'aiutare gli altri, aiuta gli altri, ma... Quindi voglio dire, cioè, prima uno deve pensare a se stesso, poi dopo pensiamo agli altri. Dopo si pensa agli altri, prima si pensa a se stessi. Assolutamente. Fanculo gli altri, cioè, devo vivere una vita di merda per gli altri. Ma vaffanculo, va. Ma sto cazzo proprio. Allora, c'è una cosa che, allora, io ho un po' paura. Io ho un po' paura di questo video, perché io ho un po' paura di questo video, però io non so se si può vedere questo video, però... Cioè, visito la città colombiana dove le persone perdono la verginità con gli asini. Allora... Cioè, nel senso, è su YouTube... È su YouTube. Oh, se è su YouTube, vabbè, scusami, è su YouTube. Se c'è vuol dire che si può mettere.